Se stiamo cercando di dirti allegramente no, ci che sto cercando 24 di dirti. Persone sei l'unico cristiano che ogni giorno ha una lamentela. Lo so, perché non sono gli sbatti. Sono gli sbatti, raga, sono gli sbatti. Sono l'unico magari sbatti qua dentro. Se tu non vuoi sentire quello che ho da dire, non parliamo allora. Non dovresti lamentarti ogni giorno per cose inutili. Cioè, inutili. Beh, cose inutili, per la musica. Per cose di cui non puoi lamentarti. La musica, io vorrei fare musica. Invece noi cosa c'è a guardare? Cioè, vedi che è inutile parlarti allora se non riesci a percepire no, il discorso. Io da una è parte lo capisco. È inutile anche io parlarti. Capisco, ma non può lamentarsi ogni giorno. Ne parlavamo prima con Biondo. Biondo qui, l'unico modo che ha per scrivere è si mette in quella c***o di tastiera. Biondo non sa suonare il pianoforte. Si mette lì e preme tre cose di c***o a caso. Ma come fai, Regis? Come fai? Sì, fai le hit così, sì. Vabbè, Mose, però se tu vuoi per forza aver ragione... Non ho ragione. No, però a volte è vero che sei pesante. Sto dicendo che sono rompi. Però non ti offendere se gli altri ci scherziamo e te lo no, diciamo però se scherzando. Tu scherzi e poi entra il discorso, se io ti parlo e tu non vuoi percepire quello che dico io. Tu sei la classica prima donna, hai ragione, solo tu, gli altri dicono che tutti quanti. Vedi perché non nessuno, cioè perché io dico che nessuno mi capisce, perché io sento un, cioè io voglio scrivere, cioè io sento proprio un bisogno di scrivere. Allora, la gente dice, vieni qua. La gente dice perché non vieni qua? Perché se qui non riesci a scrivere e dici che non hai la possibilità di produrre, allora sì. No, non è che non te lo sto dicendo negativo. Fermo, diverso, perché non è che non ho la possibilità, è che non riesco. Nonostante le difficoltà, Mose prova a isolarsi dal resto della classe per tentare di scrivere nuovi brani. Sta a pezzi, no? Hai visto? Sono entrato felice di fare una roba, ci sono dentro, non... Vedere in un altro mondo, sempre. Devo vedere, tutti mi odiano, devo vedere fra sì realista. E se io dico voglia di fare musica, è falla, stai lì e falla. Mose contro, Mose ancora. Cioè, a una certa non ce la faccio più, fra. Anche più semplice. Ma che vuoi fare? Non lo so, fra. Ci sto, come ci sono stato tre settimane. Ma non ci può stare. Percorso è tuo qua. Ti sei seccato per le cose che ti abbiamo detto a pranzo? No, non è quello. È un po' tutto. Un po' tutto cosa? Un po' tutto quello che mi sta succedendo. Ogni cosa che poi ti tieni dentro e che... Ce la devi vivere più scialla. Ce la faccio. È che io ho bisogno di far uscire le cose. L'unico modo in cui nella mia vita sono riuscito a far uscire le cose è con la musica. E in questo momento impazzisco se non faccio musica. Ma il problema è che voi avete un'abitudine, io ne ho un'altra. Non ce la faccio. Devo essere da solo. Ma stai da solo. Cioè, non scrivere per 2 mesi qualcosa di concreto che ti soddisfa, che dici, ah, la musica è tutto quello che mi salva. Io non la vivo come gli altri, fra. Ne faccio una canzone così, fra. Viene da dentro, fra. Cioè, la musica mi ha salvato la vita, fra. Non sto scherzando. Cosa ci rimando a fare qua se non riesco neanche a sfogarmi, capito?